Buongiorno Fiorellini, buongiorno. Come va? Va bene? Va male? Siamo arrivati quasi alla fine di gennaio, il tempo vola in maniera, almeno non so se è dovuto alla mia età di vederlo volare così presto, ma arriva la sera che manco me ne sono accorto. A proposito della sera, in questo periodo di disoccupazione per me come di milioni di italiani, chiusi in casa tra l'altro dalle regole stabilite dai plenipotenziari, uno dei problemi più assillanti è cosa mangiamo questa sera a cena e cosa beviamo, con che vino accompagneremo le nostre pietanze. Ieri sera io mi sono fatto un cotechino con una purè che mi ha fatto mia moglie e degli spinaci, buono, no? E poi sto bevendo della Bonarda, che è un vino che mi piace, non impegnativo, dell'Oltrepò Pavese qui. A me piace il vino rosso un po' frizzante e leggermente fresco, se possibile. Quindi questi sono i problemi del momento. Come vi avevo già detto nei giorni scorsi, sto leggendo La peste di Camus, ambientato in Algeria negli anni 40, una storia veramente inquietante. È inquietante anche un po' la vita di Camus, che dopo essere stato vicino ai comunisti francesi, tipo il numero uno in assoluto era Jean-Paul Sartre, poi se ne distaccò perché si considerava più un anarchico che non affiliato al PC, al Partito Comunista Francese. Vabbè, egli comunque ricevette il Nobel, Camus, e per dire, per esempio, invece Sartre, come saprete, lo rifiutò, no? Perché lo considerava un premio borghese. Comunque, chiusa la parentesi, se avete tempo leggetevi La peste di Camus. Oggi la preoccupazione non è soltanto quella di verificare cosa mangeremo a cena, è quella della partita Milan-Inter o Inter-Milan di Coppa Italia. Volete il mio pensiero? A qualcuno può interessare, ad altri meno, non lo so. Sono molto preoccupato, sono molto scettico. Dopo aver visto la disfatta con l'Atalanta, che evidentemente è diventata la nostra bestia nera per eccellenza, no? Ci ha dato già parecchie botte in più occasioni. Non mi ha veramente convinto il Milan, ma non solo con l'Atalanta, già qualche scricchiolio si poteva sentire prima, e anche per la famosa legge scaramantica, no? Che prima o poi, per il calcolo delle probabilità, qualcosa deve succedere. Sono un po' titubante e pessimista. Per quello che riguarda le mie notiziole, ne avevo data una sul Monte Rushmore. Sapete, quello negli Stati Uniti, nel Nord Dakota, con i presidenti. E ieri un ragazzo, uno che mi segue, mi ha detto una cosa importante, che uno dei facitori, di quelli che limavano le statue, di quelli che, insomma, gli scultori che fecero le statue dei presidenti, era un operaio friulano. Quindi questo è testimonianza del fatto che noi italiani comunque abbiamo un po' le mani anche su Monte Rushmore. E quindi ringrazio di avermi dato questa notizia di questo scultore operaio friulano, di cui il mio, diciamo, osservatore mi ha dato informazione. Un altro invece ha scritto che era stata anche la copertina dei Deep Purple Rock, era la copertina di Deep Purple, me lo ricordo anch'io,
con i quattro presidenti. Vabbè, insomma, muovo un po' le acque, almeno con questi miei queste mie notiziole di libricini. Sto vedendo una bellissima serie in televisione che si chiama Shooter, che vuol dire tiratore, cioè quelli, il cecchino, insomma, parole povere, molto bella. Cioè, si parla molto di Lupin, si parla molto di Teen Star, ma devo dire che Shooter ti tiene col fiato sospeso. Guardatela, che è girata molto bene e molto, insomma, e poi è lunga, che quello, la cosa importante è anche un po' quella, no? Perché cinque puntate di Lupin si esauriscono in un giorno e mezzo, invece queste sono tre stagioni. E quindi, insomma, Shooter su Netflix. Ma mi domando una cosa, ma si può dare nome ad una così importante syndication televisiva Netflix? Ma non sembra un insetticida? C'era una zanzara oggi, poi gli ho buttato giù due. di Netflix. E così è stato. Bene, mi sta chiamando Rudy e quindi devo staccare velocemente. Rudy, mio figlio. Vi dirò soltanto una cosa importante, che Aristotele, libricino, filosofo e discepolo di Platone, lo sapete, no? Nonché maestro di Alessandro Magno, Aristotele, impartiva le sue lezioni passeggiando con i suoi discepoli su un viale, per cui la sua scuola viene chiamata peripatetica, dal greco peripatos, che vuol dire appunto passeggio, i peripatetici, che camminavano anche di notte, erano sonnambuli, i peripatetici, Aristotele. Buona giornata.